pensiamo che la situazione italiana vada seguita con attenzione, ma che dai mercati non arrivino segnali di allarme diffuso. Ci sono state forti tensioni sul mercato azionario e anche sul mercato obbligazionario italiano, con lo spread tra i titoli italiani e tedeschi che è aumentato tantissimo nelle ultime settimane. Tuttavia, se andiamo a esaminare meglio queste informazioni, notiamo che l'aumento dello spread è dipeso quasi interamente dall'aumento dei rendimenti richiesti sui titoli italiani, piuttosto che dalla discesa dei rendimenti sui titoli tedeschi. E questo ci permette di dedurre che il mercato considera i problemi italiani come una questione nazionale e non come un possibile rischio sistemico dell'Eurozona. Ricordiamo infatti che quando ci furono dei timori seri che l'Eurozona potesse collassare tra il 2011 e il 2012, l'aumento dello spread era determinato quasi per la metà dalla diminuzione dei rendimenti sui titoli tedeschi, che testimoniavano all'epoca una forte ricerca di sicurezza ad ogni costo da parte degli investitori. Beh, come correttamente diceva Luca, in questa fase stiamo vedendo tanti elementi di disturbo. Ne abbiamo avuto un esempio, pensate alla criticità che potrebbe verificarsi sul tema Brexit, oppure ai nazionalismi e sovranismi emergenti e sempre di più crescenti, alle tutte le tensioni relative alle guerre commerciali e non di meno la situazione italiana di cui oggi stiamo parlando. Quindi sicuramente oggi la politica è un elemento di disturbo, ma è pur vero che esistono rumori, ma i segnali sottostanti sono decisamente positivi. Ed è per questo che in momenti e fasi delicate come queste, con Luca e con l'esperienza del team di Luca, abbiamo la capacità di fornire ai nostri clienti soluzioni di investimento che possono essere costantemente monitorate, proprio perché pensiamo che oggi c'è la possibilità di trovare delle opportunità in tutte le situazioni di mercato. Ecco perché oggi, ancora una volta, diventa fondamentale per i nostri clienti una gestione professionale che serva a gestire le fasi di volatilità e ad evitare che per paura del rischio si possano perdere delle importanti occasioni. Non è il caso di fasciarsi la testa e di lasciarsi andare a preoccupazioni eccessive. La buona notizia, se vogliamo, per vedere il bicchiere mezzo pieno, è che se i mercati non appaiono preoccupati di un rischio sistemico per l'Eurozona che nasce dall'Italia, allora vuol dire che abbiamo ancora possibilità di investire con relativa serenità anche nei paesi più vicini a noi, della nostra stessa area valutaria. In generale, in un contesto comunque con maggiori rischi e maggiore incertezza, la diversificazione rimane la stella polare migliore da seguire e quindi vale la pena per chi ha delle posizioni in BTP pensare di arricchire il portafoglio, di diversificare il portafoglio con altre attività finanziarie in altri paesi, denominati in altre valute. La cosa importante è che si cerchino attività finanziarie con una correlazione limitata con i titoli di Stato italiani. È un approccio professionale alla gestione, con uno stile di gestione, un processo di investimento disciplinato, permetterà di navigare senza troppa emotività in queste fasi anche di maggiore turbolenza, di maggiore nervosismo, senza rischiare per troppa paura di lasciarsi sfuggire delle opportunità. E il tema del BTP è sempre un tema estremamente caldo, sentito da parte della nostra clientela. Oggi qui non si vuole assolutamente demonizzare uno strumento che da sempre è stato nel portafoglio dei nostri clienti e che ha senso che debba essere mantenuto. Forse oggi cambia la modalità, cambia il livello di rischio di questo strumento. Nel tempo eravamo abituati a vedere il BTP come una soluzione safe, quindi una soluzione di sicurezza con una cedola costante. Oggi invece, molto probabilmente, in virtù del fatto che le condizioni economiche, le condizioni politiche, socio-economiche, socio-politiche si sono modificate, questo ha degli effetti anche sugli strumenti, sulla natura degli strumenti che spesso utilizziamo. E perché i nostri clienti utilizzavano spesso BTP e utilizzano spesso BTP nei loro portafogli? Soprattutto perché l'obiettivo era quello di avere una cedola costante nel tempo che potesse fornire una sorta di reddito aggiuntivo. È evidente oggi che oltre al BTP sul mercato esistono numerosi
numerosissime altre soluzioni capaci di ottenere lo stesso obiettivo, e direi che Invesco si pone sul mercato con una storia di successo, con una storia di grandissimo track record proprio nel mondo della generazione di income, soluzioni di investimento messe oramai a disposizione della clientela italiana da anni e che hanno riscosso indiscutibilmente successo. Tutto questo grazie alla possibilità di poter investire non solo sulla componente obbligazionaria, ma anche sulla componente azionaria attraverso l'utilizzo, la messa a disposizione dei nostri clienti di soluzioni multi-asset con l'obiettivo proprio di generare un rendimento aggiuntivo.